il DDL Zan, i vaccini anti-Covid, l'economia, il clima e ovviamente anche la politica. Questi tanti temi toccati da Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico, oggi a Cortona per presentare il suo libro Anime e Cacciavite, ma sostanzialmente anche per iniziare la sua campagna elettorale. Le vaccinazioni sono fondamentali, vaccinarsi è fondamentale, che un leader politico inviti i ragazzi sotto i 40 anni a non vaccinarsi, lo trovo totalmente irresponsabile, assolutamente inaccettabile. Aggiungo, un leader politico che non si è ancora nemmeno vaccinato, sto parlando di Salvini, tanto per essere chiari, io trovo una cosa di questo genere irresponsabile e inaccettabile. Enrico Letta ha accettato la proposta di candidatura alle elezioni suppletive sul collegio uninominale della Toscana, che comprende anche i comuni della Valdichiana, tra cui Cortona. Proprio qui da 2 anni governa il centrodestra. Letta afferma: riporteremo la sinistra in questi territori. Io vorrei che noi avessimo i cittadini italiani, le associazioni, le realtà locali come punto di riferimento. Le agorà democratiche saranno il momento nel quale cercheremo di parlare con gli italiani. Sui temi nazionali, DDL Zan, riforma della giustizia, Letta conferma: nessun negoziato con la Lega di Salvini. Abbiamo presentato un numero limitato di emendamenti, il più basso numero di emendamenti sulla riforma della giustizia, dimostrazione che noi quella riforma la vogliamo, con dei piccoli aggiustamenti, ma deve arrivare, perché la giustizia italiana non può essere nelle condizioni in cui è una cosa insopportabile. Questo governo, con una ministra della giustizia super partes, presidente della Corte Costituzionale, credo che sia l'occasione giusta. E poi il DDL Zan, sul quale io sono tanto criticato e tanto attaccato perché tengo una posizione rigida, però vi vorrei leggere una dichiarazione che oggi ha fatto un deputato toscano perché è eletto in Toscana. Questo deputato, che si chiama Claudio Borghi, che io credo abbiate sentito anche nominare, questo deputato della Lega ha detto questo: terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato, finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione della lista dei contatti. Perché questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è siero positivo o se fa profilassi? Ora, io, cioè, è una roba che è inconcepibile, una cosa di questo genere. È inconcepibile che un cittadino dica una cosa simile, è inconcepibile che un parlamentare dica una cosa simile. Fatemi dire, a me mi vergogno che un parlamentare che dice una cosa simile non sia ancora stato messo ai margini dal suo partito, che è il partito che chiede a noi di negoziare con loro su questi temi, lo stesso partito, la Lega, che oggi ha presentato 700 emendamenti sul DDL Zan, la stessa Lega che sostiene le norme omofobe di Orban in Ungheria. Perché le norme che il governo ungherese ha messo in campo contro, appunto, la comunità LGBTQI sono norme sostenute in Parlamento europeo dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, per aggiungere questo. E io credo che questi atteggiamenti, che sono atteggiamenti che rifiuto, completamente rifiuto, sono atteggiamenti dei quali noi possiamo soltanto vergognarci, e lo voglio dire soppesando le parole, vergognarci.